Bentornati, ma soprattutto bentornate fra pochissimo puntatona, mi permetto di dire puntatona, parleremo delle piramidi, le piramidi del mondo, ma soprattutto quelle in Bosnia, e ne vedremo delle belle. Rimanete con noi, tutto dopo la sigla, insieme a me, Marco Enrico De Graia e il buon Nicola Bizzi. Esercitiamo il nostro diritto dovere di essere la storia, facciamolo anche noi la storia, facciamolo in prima persona, possiamo veramente cambiare tanto. Eccoci tornati, reduci da tutto l'affetto in quel di Prato, in quel della Toscana, veramente una gran bella conferenza. Come stai innanzitutto Marco Enrico De Graia? Bene, bene, tutto a posto, ci siamo ripresi dalla andata e ritorno in giornata in quel del Granducato, no? Insomma, in ora più che decente eravamo a casa, ecco, voglio dire, andata bene, niente traffico. Molto bene, molto bene. E devo dire che noi facciamo sempre queste conferenze, abbiamo avuto un overbooking e si è creata da sola una grande atmosfera, ma non voglio dilungarmi troppo. Chissà se qualcuno che c'è stato ci può poi raccontare qualcosa in chat. Il buon Mesbet in regia. Ne approfitto subito per ringraziare e salutare Giorgio Bertagno e Marta Montisci. Nuovi abbonati, grazie di cuore, Piero Maccabiani per i super sticker e tutti coloro che vorranno contribuire in qualche modo ad aumentare quello che è il nostro lavoro, a sostenere quello che è il nostro lavoro. Ad ogni video trovate anche in descrizione PayPal, PostePay o il bonifico, oppure il divertente metodo delle donazioni in chat, così di tanto in tanto vi salutiamo. Grazie di cuore anche Lucia Buzzi per il nuovo abbonamento. Ecco, giusto qualche secondo e qualche minuto accademico per permettere alle notifiche di arrivare ed entriamo subito a bomba. Ci colleghiamo fra poco con la DeLorean, con il buon Nicola e tutti quanti con mini pony ipotrainati. Dopo torniamo per leggere tutte le vostre domande. Chiedo scusa se alle volte faccio dei riferimenti che solo i fedelissimi possono cogliere e ne approfitto all'alba degli 80.000 iscritti festeggiati su questo canale. Ringrazio tutti, continuate a iscrivervi e a far iscrivere le persone che sapete essere interessati a questi argomenti e accogliamo a braccia aperte anche i nuovi e le nuove arrivate. Sono ovviamente contenuti per tutti, si può partire anche dalla fine, trovate tutto in ordine per playlist, quasi 1000 video, 3 anni e mezzo di lavoro, divisi per tematiche, per relatori, per argomenti, è veramente un lascito quello che stiamo facendo, sto veramente pensando al dopo. E i libri ne sono sicuramente una parte di questo lascito, vero? Bene, no, assolutamente, poi abbiamo visto anche l'ottima accoglienza che hanno avuto, era la prima volta che il secondo libro, no, veniva presentato proprio al pubblico. Io sono arrivato a casa con il crampo al polso per le firme che ho messo. No, non è vero, è sempre un piacere, ma devo dirti la verità, ti rubo un secondo. C'è stato un momento verso la fine, cioè dopo l'incontro, no, le conferenze eccetera, che nel firmare gli ultimi io normalmente metto faccio dire il nome, poi buona lettura o un'altra frase e poi sotto la firma. Sono partito con buona lettura, poi l'ho invertito, oramai era entrato buon pallone. Buon segno. Grazie di cuore Ein85 per i super sticker, Larisa Sinculet per il super sticker, grazie di cuore, più che apprezzati, e direi che possiamo entrare nel vivo. Ci colleghiamo con Nicola, secondo me, sapete che di tanto in tanto ci sono
queste enormi pistole fumanti, nel senso che è una prova eclatante, quella prova che lascia intendere e fa capire che siamo sulla buona strada e fa cadere ogni dubbio. In molti guardano giustamente da una parte all'Egitto, ma di piramidi ne è pieno il mondo e siamo tutti d'accordo. Ricordatevi di scrivere domanda a due punti, dopo torniamo insieme a Marco Enrico a rispondere a tutte quante. Lorenzo Castro, grazie per i suoi sticker. In quel che c'è in Bosnia, in quel che c'è nel centro dell'Europa, in quelle terre particolari, c'è una prova eclatante. Se vi va, ci colleghiamo con Nicola e poi torniamo fra poco e rispondiamo a tutti. Rimanete con noi fino alla fine, veramente una puntata ricca. E puntata ricca, tu mi insegni, Marco, cosa si fa? Si fa... Beh, adesso un conto per far partire la DeLorean, poi dopo non lo so. Ma va bene, ci siamo. No, ho capito. Grazie di cuore, Grace Joy. Quindi allora, capite andiamo. Che non c'è nulla di pronto. Quando ci sono perché... ho messo in scaletta foglio 4, riga 2, paragrafo 7. Deduco che non hai fatto le prove. E allora andiamo, vedi che in chat ci si ficcano. Allora, meno 3. Meno 2, meno 1, andiamo con il... Buonasera a tutti i nostri ascoltatori del Sentiero di Atlantide di Facciamo Finta Che. Questa è una puntata un po' speciale, un po' fuori dal comune del nostro ciclo di trasmissioni. Anche perché, come capirete, la stiamo registrando, siamo reduci della splendida giornata di Prato, di ieri, 16 marzo, che è stato un appuntamento veramente eccezionale. Io ci tengo a ringraziare di cuore tutti coloro che sono intervenuti, sia i relatori, ma soprattutto il pubblico. Un pubblico numerosissimo, veramente eravamo quasi 250 persone, e questo dimostra come gli eventi di Facciamo Finta Che facciano sempre più presa e riescano a coinvolgere sempre più persone, sempre con nuovi argomenti. Il tema di ieri è stato un tema molto importante, è stato quello della musica, delle frequenze, delle vibrazioni. Ed è un tema, come abbiamo dimostrato nei vari interventi di ieri, da quello di apertura di Fabio Borghini fino ad arrivare poi agli spettacoli musicali che si sono succeduti, ma anche interventi, diciamo, di carattere archeologico, come quello di Daniele Ricci. E tutti questi interventi ruotavano attorno al concetto di energia, vibrazioni, musica. Io avrei voluto quest'oggi proseguire il tema dell'orfismo, ma vista l'eccezionalità di questa puntata, ho scelto al volo un tema che si collega in parte con quanto abbiamo detto ieri, con quanto abbiamo affrontato nella giornata di ieri a Prato. È un tema che mi sta molto a cuore. È un tema che ho affrontato, seppur di sfuggita, in una delle prime puntate di questo ciclo di trasmissioni, una puntata che si intitolava, se andate poi a rivedervela, Piramidi nel mondo. Perché oggi parleremo di piramidi. Tutti conosceranno la piramide di Cheope, la grande piramide d'Egitto, che ha fatto un gran parlare di sé alla luce delle scoperte fatte negli ultimi 30 anni e soprattutto anche quest'anno alla luce di diversi interventi fatti da Corrado Malanga. Interventi in cui è stato ipotizzato che la grande piramide di Cheope possa anche avere una funzione energetica. Chiaramente le piramidi sono tutto fuori che tombe. Ormai questo è assodato. E più andiamo indietro nel tempo e più le piramidi si fanno interessanti. E oggi infatti torneremo a parlare del complesso piramidale ufficialmente più antico del mondo. Dico ufficialmente perché nel mondo esistono migliaia di piramidi. Migliaia. Esistono migliaia di piramidi, soltanto una parte delle quali è stato ufficialmente riconosciuto dall'establishment archeologico.
Soltanto fino a 10-20 anni fa parlare di piramidi in Cina era un tabù e lo stesso governo cinese non ne ammetteva l'esistenza. Adesso lo stesso governo cinese e gli archeologi cinesi ammettono che in Cina ci sono centinaia di piramidi, alcune delle quali anche visitabili. Ma oggi ci spostiamo nei Balcani. Io ho parlato in più occasioni delle piramidi italiane. In Italia esistono tante piramidi, e ne abbiamo parlato anche di questo in una puntata, torneremo a parlarne, ma oggi vi parlerò, in questa puntata flash, del complesso piramidale di Visoko in Bosnia. Perché? Perché è un complesso veramente straordinario, che non solo ha sfidato i paradigmi della cosiddetta scienza ufficiale, ma li ha di fatto sconfitti, li ha di fatto scardinati. Quante volte abbiamo sentito dire dalla controparte, come ormai la possiamo definire, dalla controparte accademica, dagli ambienti scientifici, ma dovete fornire le prove. Sì, ma le prove dove sono? Allora, qui ci troviamo davanti al complesso piramidale più antico del mondo e le prove sono state date dalle datazioni e da tanto, tanto, tanto altro. Questa è un'avventura relativamente giovane. È un'avventura che è partita nel 2005, quando l'archeologo bosniaco Semir Osmanagić, naturalizzato cittadino statunitense, ha visitato, durante un suo soggiorno nella Latia Bosnia, ha visitato una località molto particolare, una piccola località, un piccolo paese, che è situato a circa 30 chilometri a nord-ovest di Sarajevo, Visoko. La Bosnia è una regione affascinante, è una regione che è stata martoriata, lo sappiamo, da tanti anni di guerra, è una regione che io conosco bene. E ci sono stato diverse volte per vari motivi e l'ultima volta che mi sono recato in Bosnia, correva l'anno 2015, ho voluto anche andare a visitare il sito di questo complesso piramidale. Ma perché torno a parlarne oggi? Torno a parlarne oggi perché dal 2015 in poi, dal 2015 in avanti, gli scavi sono continuati e hanno portato alla luce dei reperti eccezionali e stanno continuando a portarne. Dal 2015 tanta acqua è passata sotto i ponti. Al momento in cui ho visitato il sito, gli scavi erano in corso, sono rimasto affascinato dall'imponenza di queste strutture, dalla loro palese artificialità, ma tante cose ancora non si sapevano. Io non ebbi modo, per esempio, di visitare l'incredibile labirinto di tunnel sotterranei che si estende per decine di chilometri. Ma procediamo con ordine. Osmanagić nel 2005 si rese subito conto, lui è un esperto di piramidi, lui ha fatto ricerche per tutta la vita su tutte le piramidi del mondo. Si è documentato, ha potuto fare raffronti, confrontando quelle dell'Egitto con quelle della Cina, dell'Indonesia, con quelle anche presenti in Italia, nell'America Latina, in Mesoamerica e in tante altre regioni del mondo. Si è immediatamente quindi accorto che due colline, in particolare due colline, una più grande e una più piccola, che sovrastano il paese di Visoko, in Bosnia, avevano una natura un po' troppo geometrica per essere frutto della natura. È immediatamente partito in quarta con le misurazioni e si è reso conto che queste strutture, queste colline erano perfettamente orientate verso i punti cardinali, avevano degli spigoli decisamente troppo geometrici per essere attribuibili alla natura. E allora, ottenuti dei permessi dal governo bosniaco, ha iniziato a fare dei sondaggi, di scavo, delle prospezioni sia geologiche che archeologiche. E non ci è voluto molto per arrivare a una conclusione. Infatti, nell'ottobre dello stesso anno, nell'ottobre del 2005, ci fu una conferenza stampa di Osmanagić
che annunciò al mondo la sua scoperta, lui annunciò al mondo, guardate, si parla tanto dell'Egitto, ma non vi rendete conto di cosa abbiamo qui in Bosnia? Abbiamo quella che a tutti gli effetti è la piramide più grande del mondo. Quella che lui ha ribattezzato la piramide del Sole, la struttura più grande, ha infatti un'altezza stimata di 220 metri. Vi faccio un esempio. La piramide di Cheope, che è la più grande dell'Egitto, ha un'altezza di 147 metri. Quindi questa piramide del Sole bosnica sovrasta la piramide di Cheope di diverse decine di metri. Come è stato dimostrato e come vi dirò fra poco, questo sito comprende anche quelle che sono a tutti gli effetti definibili, sulla base di riscontrate prove di datazione, prove scientifiche fondate sulle datazioni al carbonio e anche effettuate con altre tecniche più avanzate, sono le piramidi più antiche del mondo. Addirittura precedono per antichità la controversa piramide di Gunung Padang in Indonesia, che ha un'età stimata di circa 29.000 anni. Questo sito ha anche un altro record incredibile. Questo è il sito di uno dei complessi di tunnel sotterranei, di labirinti sotterranei più grandi del mondo. Ma arriveremo a parlare anche di questo fra poco. Il tempo oggi non abbiamo molto tempo a nostra disposizione, per cui cercherò di essere sintetico, ma dobbiamo prendere in considerazione la natura stessa di questo sito. La Bosnia è una regione archeologicamente poco saggiata. Tutta la penisola balcanica nasconde dei tesori inestimabili, tesori archeologici nascosti, poco noti. Troviamo delle cose incredibili in Bulgaria relative alla cultura tracia, troviamo delle culture incredibili in Serbia, culture antichissime come la cultura di Vinča. Nella penisola balcanica è stata rinvenuta la più antica scrittura del mondo, ufficialmente riconosciuta. Nonostante che nelle scuole si continui a insegnare stupidamente, perché poi non è così, che la scrittura più antica del mondo è quella sumerica. Sì, ancora nei libri di scuola si trova che la scrittura è nata nel Sumer circa 5.000 anni fa. Ma è la scrittura danubiana dove la mettete? Una scrittura con caratteri molto simili fra l'altro ai nostri. Oserei dire, io non sono un filologo, ma oserei dire leggermente tendenti al runico. Ricordano molto più le rune. Una scrittura simile all'etrusco. Diamo pure questa definizione comprensibile per i nostri ascoltatori, che è diffusa dalla Croazia fino alla Bosnia, fino ad arrivare alla Macedonia, alla Bulgaria, alla Romania, lungo tutto il corso del Danubio, una scrittura i reperti più antichi che la riportano, che sono pettini di osso, che sono pietre incise, e ceramiche, la datano addirittura al 7000 avanti Cristo. Quindi già circa 9000 anni fa nella penisola balcanica avevamo delle civiltà, se non una unica civiltà o più civiltà simili, non lo sappiamo perché non abbiamo tanta documentazione, tanto deve ancora essere scavato, ma avevamo comunque delle civiltà relativamente avanzate che scrivevano, che preservavano il loro patrimonio di conoscenze, di informazioni, di sapienza, di storia, potremmo dire, attraverso l'uso della scrittura, su supporti che potevano essere tavolette, che potevano essere ossi di animali incisi o ceramiche, e probabilmente anche su supporti deperibili, che non si sono conservati archeologicamente parlando, come il papiro, la pergamena, o vai a sapere quali altri tipi di supporti, magari di natura animale o vegetale. Ma torniamo in Bosnia, perché Osmanagić, dopo questa sua conferenza stampa del 2005,
è stato attaccato, è stato demonizzato e il problema è andato avanti per decenni. Per un decennio, pensate. Oggi siamo alle porte del quasi del decimo anniversario della scoperta delle piramidi di Bosnia e sono quasi 10 anni che Osmanagić viene crocifisso, viene demonizzato, viene attaccato da tutto un establishment di archeologi, di storici e di geologi che neanche ha messo piede sul sito delle piramidi di Bosnia, che neanche si è degnato di visitare di Soko. Mentre, e qui la cosa si fa interessante, tutti gli archeologi di varie università degli Stati Uniti, della Croazia, della Serbia, della Grecia e di tante altre nazioni europee, tutti gli archeologi e i geologi che si sono recati sul sito, soprattutto russi, si sono dati un grande affare, non solo hanno pienamente convalidato l'artificialità di queste strutture piramidali, ma hanno, attraverso tutta una serie di analisi incrociate che sono state condotte in laboratori a Berlino, a Zagabria, a Mosca, a Kiev, ad Atene e perfino al Politecnico di Torino, hanno convalidato l'antichità di queste strutture, che è un'antichità da capogiro. Infatti, dall'analisi di reperti organici trovati al di sotto dei blocchi superficiali della piramide del Sole, è venuta fuori un'età di 34.000 anni. Un'età che ben si collega, anzi che supera quella della piramide di Gunung Palung in Indonesia, un'età che precede addirittura di molti millenni la datazione che si attribuisce alla scomparsa di Atlantide. Un qualcosa quindi di veramente eccezionale. E questo, guardate bene, è tutto provato, è tutto documentato, perché Osmanagić ha scritto tanti libri, alcuni dei quali sono stati anche tradotti e pubblicati in lingua italiana. Il suo lavoro è un lavoro titanico perché è ancora in corso ed è un lavoro che ha scatenato così tanto entusiasmo che quello che oggi è un parco archeologico ufficialmente riconosciuto e in parte anche finanziato da vari enti della Repubblica Federale di Bosnia e Erzegovina, è il sito archeologico più compartecipato al mondo. Ha visto e sta continuando tutt'oggi a vedere la presenza di migliaia e migliaia di volontari da tutte le parti del mondo e di decine e decine di scienziati, archeologi, geologi, paleobotanici, chimici e non solo. Anche esperti di energie, anche esperti di elettromagnetismo, perché questo sito, come vedremo, ha delle particolarità molto, molto sorprendenti. Ieri, nel suo intervento a Prato, alla conferenza di Facciamo Finta Che, Marco Enrico De Graia ha parlato del suo libro, La Terra Cava, e ha rammentato certi tunnel sotterranei presenti in tutto il mondo. Ed è una realtà. In buona parte del mondo sono stati rinvenuti delle reti, sono state rinvenute delle reti di gallerie sotterranee che portano, che conducono a veri e propri labirinti, se non addirittura a città scavate nel sottosuolo, come quelle che sono presenti in Anatolia, per esempio, il sito di Derinkuyu e molte altre. Cavità ipogee che a lungo ha studiato il compianto amico Alessandro Marcon, che ci ha fatto anche un libro straordinario intitolato La civiltà ipogea, che io gli ho pubblicato 3 anni fa. Ma io vorrei passare ad esaminare alcune considerazioni dello stesso Samir Osmanagić, perché lui ha il dono della sintesi, veramente. Io l'ho conosciuto anni fa a un convegno a San Marino. È un personaggio fantastico, un personaggio di grande apertura mentale, fossero tutti come lui gli archeologi. Lui ha fatto una sintesi di tutto questo suo lungo
percorso di scoperta che è ancora in itinere, che è ancora in essere, che tanto altro ancora potrà portare all'umanità. Sostanzialmente lui ha dichiarato questo. Il sito include la più grande, il più grande complesso piramidale del mondo, perché è un complesso di ben 5 piramidi che si estendono per una superficie pazzesca. Ma è anche il sito che vede la struttura, singolarmente, la struttura piramidale, vale a dire la piramide del Sole, la struttura piramidale più grande del mondo, fra quelle ufficialmente censite. Poi, guardate, esistono altre piramidi, ancora più grandi. Ne esiste una, per esempio, che io ho avuto modo di vedere esclusivamente attraverso mappe satellitari. È stata trovata in Russia. E questo non deve sorprendere, perché la Russia è un'altra miniera archeologica in buona parte inesplorata. Ma nell'estremo nord dei Monti Urali, non molto distante dalle coste del Mar Glaciale Artico, è stata individuata una struttura piramidale che è ancora più grande della piramide del Sole di Visoko. Ma non abbiamo notizie su questa. Sappiamo che è stata individuata, sappiamo che le sue dimensioni sono straordinarie, che la sua forma è troppo geometrica per essere attribuita alla natura, ma non abbiamo dati, non ci risulta che lì siano state fatte delle prospezioni archeologiche, che ci siano entrati, che l'abbiano scavata. Quindi resta nel campo delle ipotesi la sua artificialità. Mentre Osmanagić si è immediatamente reso conto, dallo scavo di queste strutture, che sono artificiali e che addirittura sono state realizzate con tecniche costruttive diverse. Questo veramente sorprenderà chi non sa niente di questo sito, che pure è a due passi da noi. La Bosnia è dietro l'angolo, signori. Ma andateci. Andateci. Quando avete occasione di farvi una vacanza, andate in Bosnia. Magari se siete al mare in Dalmazia, se siete a Dubrovnik o se siete sulle varie isole, prendetevi il disturbo di aprirvi una parentesi culturale e andate per 2 o 3 giorni al sito di Visoko, che dista un centinaio di chilometri magari dalle vostre spiagge, e scoprirete qualche cosa di eccezionale, un'esperienza che vi rimarrà dentro per tutta la vita, come l'ho avuta io. La piramide del Sole, in effetti, e questo è emerso dalla rimozione di uno strato superficiale di terra di circa 1 metro. La piramide, infatti, è sempre stata ricoperta, da memoria umana, da uno strato di terra di circa 1 metro sulla quale sono cresciuti gli alberi, sulla quale è cresciuta una vegetazione. Ma curiosamente una vegetazione leggermente diversa da quella che solitamente lì cresce sulle colline adiacenti. E questo per un motivo, perché quella collina, chiamiamola pure così, quella piramide, ha una temperatura media, sia interna che esterna, di 5 gradi maggiore rispetto alle colline naturali della zona. E questo ha fatto sì che su questa collina, chiamiamola pure così, perché apparentemente si presentava come tale, crescesse una macchia di tipo mediterraneo. Una vegetazione un po' diversa da quella classica che potete trovare in Bosnia. Bosnia, che è una regione caldissima d'estate. Nel sito di Međugorje, anche lì dove avvengono fenomeni misteriosi, che non dista molto da Visoko, d'estate la temperatura può arrivare a 47-48 gradi all'ombra. D'inverno tutte quelle montagne sono coperte da una coltre di neve. D'inverno fa freddissimo e l'estate è caldo, un caldo molto secco. Ebbene, fino dai primi scavi è venuto fuori che la piramide del Sole non solo è artificiale, ma che addirittura è composta da blocchi di calcestruzzo, blocchi di cemento. Gli archeologi tendono ad attribuire ai romani l'invenzione del calcestruzzo, cosa poi non vera, perché il calcestruzzo veniva utilizzato già nella Creta minoica,
in una certa misura veniva utilizzato anche in Egitto, nell'Egitto faraonico, nella Mesopotamia, ma i romani ne fecero il primo grande uso su vasta scala. E diversi erano i tipi, le tipologie del calcestruzzo romano, un calcestruzzo molto resistente che ancora oggi vediamo in tanti nostri siti, anche nelle nostre stesse città. Ma la cosa sorprendente è che i blocchi con cui è stata realizzata la piramide del sole di Visoko, vi ripeto, la piramide più grande del mondo, fra quelle ufficialmente censite e riconosciute, 220 metri di altezza, scusate, 270 metri di altezza, è costruita da blocchi di calcestruzzo realizzati con prodotti locali, con calce, ciottoli, ghiaia, argilla, malta, tutta una serie di leganti che fra l'altro hanno portato alla realizzazione del calcestruzzo più duro e resistente che sia mai fino ad oggi stato realizzato e costruito. Esistono dei parametri, no, per la determinazione della durezza e della resistenza del calcestruzzo. Vi faccio solo un esempio comprensibile. Il calcestruzzo della piramide del sole di Visoko è circa 40-50% più duro e resistente di quello che oggi viene utilizzato nell'edilizia, nella nostra edilizia moderna. Blocchi quindi di circa 2 metri quadrati di calcestruzzo, assemblati fino ad un'altezza di 270 metri. E questa è la piramide del sole. Piramide del sole che è tuttora in corso di scavo e che presenta al proprio interno, attraverso le rilevazioni fatte con radar satellitari, oltre che georadar, presenta numerosi corridoi, numerose cavità, numerosi ambienti, numerose gallerie. Tante gallerie, ma ne parleremo fra poco, sono state invece trovate al di sotto della piramide e si estendono per decine di chilometri in tutta la zona. Un'altra caratteristica citata da Osmanagic è questa, che la piramide bosniaca del Sole, sempre questa, secondo l'Istituto Bosniaco di Geodesia, ha l'orientamento più preciso ed esatto verso il polo nord celeste mai riscontrato in una piramide. Praticamente ha un margine di errore di 12 secondi, potremmo dire, in gergo tecnico, mentre la piramide di Cheope ha un margine di errore nettamente superiore, eppure è praticamente perfetto. E arriviamo a parlare della durezza del calcestruzzo. C'è un grande scienziato francese, un grande geologo francese, che è Joseph Davidovits. Davidovits è stato un po' conosciuto dall'ambiente archeologico italiano per alcune sue dichiarazioni fatte negli anni 2000. Lui è un esperto di polimeri. Lui dirige il più grande istituto francese dello studio dei polimeri. E lui è quello scienziato che ha dimostrato un qualche cosa che ha dato molto fastidio a Zaki Hawass e agli ambienti archeologi egiziani, a tutta l'egittologia. Ha dimostrato che nelle piramidi della piana di Giza è stata utilizzata, se non esclusivamente, in buona comunque misura, pietra ricostruita. Sono stati utilizzati dei geopolimeri per la realizzazione di molti blocchi della piramide di Cheope, della piramide di Chefren e della piramide di Micelino. Cosa significa? Significa che si tratta di un geopolimero, di una pietra liquefatta, portata allo stato liquido o comunque allo stato denso, messa versata all'interno di cassoni, probabilmente di legno, direttamente sul posto di assemblaggio, e poi solidificatasi. E lui
è arrivato a questa conclusione analizzando al microscopio frammenti delle pietre della Grande Piramide e delle altre due piramidi di Giza, e addirittura con l'analisi al microscopio ha trovato dei peli animali e anche dei capelli umani che fuoriuscivano ancora dai blocchi della piramide. Peli e capelli che erano stati amalgamati dall'impasto durante la preparazione, pensate. Davidovits quindi è passato alla ribalta per queste sue scoperte e un personaggio come lui non poteva non interessarsi anche delle piramidi bosniache. E lui ha analizzato questo calcestruzzo, essendo il più grande esperto mondiale di calcestruzzo. E la piramide è completamente ricoperta di questi blocchi, non è stata ancora del tutto portata alla luce, ne è stata portata alla luce un'ampia sezione, e si vedono benissimo dal vivo questi blocchi, lo stacco fra i blocchi, e la proprietà di questo calcestruzzo è la sua estrema durezza. Il calcestruzzo moderno, ecco qui tornando a quello che dicevo prima, ha una durezza compresa fra i 60, fra i 10 e i 60 N, N è il parametro di riferimento della durezza del calcestruzzo, per millimetro quadrato. Mentre la piramide del Sole bosniaca ha un valore di 133, quindi è incredibilmente superiore come durezza e come resistenza rispetto ai calcestruzzi moderni, e anche come quindi durabilità. Pensate che le radici degli alberi, in particolare dei pini, sono capaci di penetrare nella faglia rocciosa, nella viva roccia, al di sotto dello strato di terreno che si presenta in tanti nostri territori. Sono capaci di entrare nella roccia e addirittura di sconquassarla, di spostarla. Pensiamo per esempio alle radici che hanno fatto crollare interi tratti dei siti cambogiani, perché sono entrate fra le pietre. Questo è successo anche nei siti Maya. Ma nella piramide bosniaca si è verificato un fenomeno unico al mondo, potremmo dire, perché nonostante vi sia un metro di terra depositatasi col passare del tempo al di sopra delle facce di questa piramide, le radici degli alberi che ci sono cresciuti non hanno minimamente intaccato i blocchi di calcestruzzo. Ci sono cresciute vicine, ci sono cresciute sopra, ma non hanno penetrato questi blocchi, non sono neanche riusciti a scalfirli. E questo è qualcosa di straordinario. Poi sostiene Osmanacic in una sua dichiarazione, no, che sotto alla valle delle piramidi bosniache si trova la rete di tunnel sotterranei e di camere, sempre sotterranee, più estesa del mondo rispetto a tanti altri complessi simili che possiamo trovare in Egitto, in Messico, in Cina, anche in Austria. In Carinzia è stato trovato un labirinto pochi anni fa di chilometri di gallerie sotterranee. Chilometri di gallerie sotterranee li abbiamo in Perù. E abbiamo anche in Italia, anche se se ne parla poco. Inoltre in questo sito sono stati trovati dei reperti che ne hanno permesso la datazione, ma non finisce qui. Intanto la prima datazione è stata fatta dei materiali organici presenti nella terra accumulatasi sulle facce della piramide, ed è venuto fuori che i sedimenti, circa un metro di sedimenti accumulatisi sulla superficie della piramide, hanno un'età massima che può andare dai 12 ai 15 mila anni. Vale a dire che quella piramide ha iniziato a essere ricoperta dalla terra circa 15, fra i 12 e i 15 mila anni fa. Questo cosa implica? Che la struttura sottostante debba essere molto più antica. E in effetti sono stati condotti degli esami al carbonio sia su reperti organici, frammenti di legno e foglie fossilizzate ritrovate al di sotto di questi blocchi di calcestruzzo.
ed è emersa la datazione sorprendente di 34.000 anni, chiaramente con un margine di scarto di un migliaio d'anni più o meno, che quando si va tanto avanti, tanto indietro nel tempo, aumenta anche il margine di scarto della datazione al carbonio 14. Ma questo è sorprendente, perché queste sono prove, questi sono dati di fatto. E poi al di sotto della piramide sono stati individuati questi tunnel incredibili, tunnel che poi si estendono in tutta la regione. Già erano state trovate le imboccature di accesso di alcuni tunnel a circa 2,5 chilometri dal complesso piramidale di Gizeh, in prossimità di un altro tumulo artificiale che è il tumulo di Vratilza. Ebbene, queste gallerie sono state in piccola parte scavate, perché è un lavoro, potete immaginare, immane. Un lavoro immane che ha avuto bisogno di anni e che è tuttora in corso e che sicuramente impiegherà questo sito archeologico per tutti i decenni a venire. Ma da questi scavi è emerso che queste gallerie si estendono, anche con l'aiuto delle prospezioni dei radar satellitari, per decine di chilometri. Un vero e proprio labirinto. Queste gallerie sono state realizzate oltre 30.000 anni fa, e questo è emerso dall'analisi al carbonio 14 di molti reperti che sono stati rinvenuti all'interno, reperti organici prelevati dal piano di calpestio rialzato, e praticamente dal basamento stesso dei tunnel, e anche dall'analisi delle stalattiti e delle stalagmiti, perché pensate, molti di questi tratti dei tunnel si sono formate col passare dei millenni stalattiti e stalagmiti dovute al gocciolare dell'acqua, e anche queste possono essere ben datate geologicamente. Ma focalizziamoci su 5 domande che dovrebbero caratterizzare il lavoro di un archeologo. Spesso purtroppo non è così. Guarda caso sono le stesse 5 domande che dovrebbero caratterizzare anche il lavoro di un buon giornalista, anche se oggi i nostri giornalisti se ne dimenticano, tutti presi a divulgare solo la versione ufficiale che gli chiedono di raccontare a pappagallo. Quali sono queste 5 domande? Cosa? Chi, quando, come e perché? Cosa, chi, quando, come e perché? Queste domande valgono sia per una notizia, infatti sono il fondamento del giornalismo, o dovrebbero essere, ma valgono soprattutto per gli storici e anche per gli archeologi. Osmanagić ha dichiarato una cosa molto forte, che ha dato molto fastidio un po' al mondo archeologico, agli egittologi in particolare, perché spesso hanno la coda di paglia e vorrebbero un po' l'esclusiva sulla questione delle piramidi, no? Ingenuamente, perché poi che senso ha? Le piramidi sono in tutto il mondo. Ha dichiarato Osmanagić che abbiamo ottenuto più risultati nella scienza delle piramidi in 13 anni, durante lo scavo del sito bosniaco, di quanto abbiano fatto gli archeologi in 200, gli egittologi in 220 anni, vale a dire da quando i francesi, a seguito di Napoleone Bonaparte, hanno riscoperto le piramidi egizie. È una dichiarazione forte, è una dichiarazione d'effetto. Ma veniamo alla domanda: cosa? Che cos'è il sito di Visoko? La risposta è un enorme complesso piramidale di natura artificiale, cioè realizzato dalla mano dell'uomo. Noi non sappiamo quale civiltà lo abbia realizzato. Noi non sappiamo chi occupava l'odierno territorio della Bosnia 30.000 anni fa, ma sappiamo che aveva una scrittura, questa civiltà. Una scrittura
della quale molte testimonianze sono state trovate all'interno dei tunnel, sia sottostanti la Grande Piramide del Sole che tutta l'area adiacente, perché questi tunnel, occorre ricordarlo, si estendono per decine di chilometri. La domanda come? Come sono state realizzate? In realtà sono state realizzate con diverse tecniche. La piramide cosiddetta della Luna, che è leggermente più bassa e che si trova di fronte alla piramide del Sole, forse che è quella maggiormente scavata. Io mi ricordo molto bene di aver visto tante distese di lastricate, un'immensa distesa di pietre lastricate, perfettamente sagomate, assemblate, emersa dallo scavo, perché la piramide della Luna, fra l'altro, ha una struttura piramidale unica al mondo, perché presenta tre lati perfettamente a piramide, perfettamente geometrici, e un quarto lato terrazzato. Il quarto lato, che probabilmente aveva una grande ara cerimoniale, era terrazzato ed era completamente lastricato. Un lastricato che esiste tuttora in buone condizioni e che è stato trovato nel corso dello scavo. Ma la piramide della Luna, rispetto a quella del Sole, è stata realizzata con una diversa tecnica edilizia. Mentre la piramide del Sole non sappiamo bene all'interno, ma sappiamo che comunque è ricoperta da questi blocchi di calcestruzzo che arrivano a 2 metri di diametro, la piramide della Luna è realizzata invece con pietre. Pietre cementate con un'argilla, con un impasto particolare di argilla che di fatto ha trasformato l'argilla in un vero e proprio geopolimero, in un vero e proprio cemento. Quindi pietre cementate, lastre di pietra e un'argilla durissima che ormai ha assunto la consistenza della pietra. Quindi però la domanda come, la risposta che dà Osmanagic è questa, no? Geopolimero, calcestruzzo, un calcestruzzo sintetico che è stato realizzato con pietre, sabbia, acqua e argilla. Ora, chiaramente non sappiamo come, sappiamo con quali ingredienti, fra virgolette, ma non sappiamo come abbiano potuto lavorare un così enorme, impressionante, colossale quantitativo di materiale. Questa doveva essere una civiltà decisamente avanzata, perché una civiltà primitiva non va a costruire piramidi di 270 metri. E il livello avanzato di questa civiltà, qualunque civiltà sia stata, lo vediamo poi in quello che è stato scoperto all'interno di questi tunnel. E vi dirò delle cose eclatanti, anche se oggi non abbiamo molto tempo, dovremmo tornare sull'argomento, ma capiremo un po' la natura di questa civiltà e perché ho voluto oggi parlare di questo argomento in relazione al tema della conferenza di Facciamo Finta Che di Prato, tenutasi ieri, 16 marzo. La domanda chi? La domanda chi presenta un po' di problemi nella risposta. E infatti dice Osmanagic, sì, non sappiamo quale civiltà l'abbia realizzata, ma sappiamo che era una civiltà molto avanzata e per certi versi molto più avanzata della nostra, perché da quello che è emerso dalle scoperte fatte è una civiltà che aveva un rapporto con l'energia ed una conoscenza dell'energia decisamente superiore al nostro. La domanda perché? Perché questo complesso è stato realizzato? Bella domanda. Chiaramente non possiamo entrare nella testa di questi costruttori. Non abbiamo sufficienti elementi per poter capire anche la psicologia di questo popolo, di questa civiltà. Ma Osmanagic scrive: ovviamente gli artefici sapevano che la piramide è la forma geometrica più potente per quanto riguarda l'energia e il suo utilizzo. Perché? Perché ne amplifica le fonti naturali.
Diversi tipi di questa energia possono infatti essere usati per la comunicazione, la protezione della salute, per migliorare le strutture molecolari dell'acqua, del cibo, dell'agricoltura in generale e persino per migliorare le relazioni sociali fra gli esseri umani. E qui, signori, ci sono delle cose sorprendenti che adesso vi dirò, cose veramente sorprendenti. Parliamo per esempio dell'orientamento. La piramide bosniaca del Sole ha l'orientamento più preciso, come dicevo poc'anzi, verso il polo nord celeste di tutte le piramidi esistenti, incluse quelle di Shanxi in Cina, di Giza in Egitto, anche delle piramidi americane. Poi, secondo le misurazioni geofisiche, soltanto all'interno della piramide del Sole sono stati individuati ben 7 livelli di tunnel, di gallerie e di camere. Camere tutt'oggi inesplorate, non sappiamo che cosa ci sia dentro. Non ci sono ancora arrivati, perché ancora non sono penetrati all'interno della piramide. Lo scavo ancora sta interessando la superficie. La presenza poi dei tunnel sotterranei ha degli svolti incredibili. E questa piramide, questo complesso piramidale, perché poi le piramidi fondamentali sono 3, c'è la piramide del Sole, la piramide della Luna e la cosiddetta piramide del Drago, che è ancora un po' più piccola. Poi in realtà ci sono altre strutture artificiali nella zona, c'è il tumulo di Vratnitsa che è un po' distante, ma anche questo di natura artificiale. E altre strutture probabilmente devono essere ancora individuate. Ma tutte queste strutture rispondono a un disegno di geometria sacra e di geografia sacra. Io in tante puntate nel Sentiero di Atlantide ho parlato della geografia sacra, del concetto di specchiamento del cielo sulla terra, di come tutte le civiltà antiche utilizzassero la geografia sacra e la geometria sacra per costruire i propri templi, per costruire anche le proprie città, i propri siti. Perché, come in alto così in basso, il cielo doveva essere rispecchiato sulla terra per essere e la terra doveva rispecchiare il cielo per essere sacralizzata, per essere protetta quindi dagli dèi, dall'energia stessa degli dèi. E pensate che le 3 piramidi del complesso di Visoko, Sole, Luna e Drago, se uniamo i loro vertici, otteniamo un triangolo equilatero perfetto. E anche questo è sorprendente. Poi ci sono diverse caratteristiche astronomiche, ma ci sono soprattutto delle caratteristiche energetiche. Caratteristiche energetiche molto probabilmente dovute anche se non esclusivamente, a 2 corsi d'acqua sotterranei che sono stati individuati al di sotto della piramide. In particolare uno a 21 metri di profondità sotto il basamento della piramide che genera ioni negativi. Ricordatevi bene, ioni negativi, perché fra poco torneremo brevemente sull'argomento. E poi c'è un secondo corso d'acqua sotterraneo che scorre a 55 metri sotto la superficie della piramide. Non so se avete sentito mai parlare di energia organica, ne ha parlato l'amico Lorenzo De Curtis in varie trasmissioni qui sul Sentiero di Atlantide. L'energia organica, la cui scoperta dobbiamo a Wilhelm Reich, grandissimo scienziato, molto demonizzato dalla scienza ufficiale, è un'energia che si collega direttamente con l'energia vitale, con i nostri stessi parametri, con i parametri del nostro organismo. L'energia organica è scarsamente presente nelle città, nei grandi centri abitati, soprattutto quando le grandi città sono contaminate da inquinamento sia atmosferico che acustico, che elettromagnetico. Può arrivare
Per esempio, nelle grandi città abbiamo un 25%, diciamo, di energia organica. Ora io sto cercando di semplificare, di fare degli esempi comprensibili. Saliamo al 60% nei villaggi di campagna, ma nell'area delle piramidi di Bosnia questa energia organica arriva al 100%. E cerchiamo di capire perché, anche perché evidentemente è amplificata da fonti di energia naturale che si trovano nel sottosuolo. E sulla vetta le misurazioni impazziscono perché questa energia è 50 volte più forte che in altri punti dell'area. Inoltre, queste piramidi sono state realizzate su delle linee vulcaniche. Ora, che cosa sono le linee vulcaniche? Se noi prendiamo due vulcani, li uniamo da una linea e poi proseguiamo la linea in una direzione o nell'altra e vediamo che i siti che sorgono sul proseguimento di questa linea possono essere considerati sorgenti su linee vulcaniche, che sono linee di energia, linee che coinvolgono in qualche modo l'energia stessa della Terra. E vi dico solo questo: la più grande piramide del Messico, che è quella di Cholula, per esempio, si trova sull'intersezione di 18 linee vulcaniche. Vi sembrerà un record? Vi sembrerà qualcosa di straordinario? Sì, però, udite, udite. Le piramidi di Angkor Wat si trovano in Cambogia all'intersezione di 15 linee vulcaniche. Ma la piramide del Sole bosniaca si trova all'intersezione di ben 26 linee vulcaniche. Quindi è un dato che ne fa una macchina di energia, una macchina per la produzione di energia. E qui si arriva a un punto cruciale delle ricerche e delle scoperte di Osmanagic. A quanto pare, questa è un'area carica di ioni negativi. È un'area caricata energeticamente da dei corsi d'acqua sotterranei, dalla particolare posizione di geografia sacra del sito, ma anche e soprattutto dalle strutture stesse artificiali della piramide. È un'area che genera energia organica, che genera ioni negativi, che rende questo sito lo specchio di una civiltà che utilizzava e considerava molto attentamente queste tecniche e queste conoscenze. Una civiltà che probabilmente poneva al primo posto la cura della salute, il benessere degli esseri umani, il rapporto degli esseri umani con la natura, con il mondo animale, con il mondo vegetale, con l'universo stesso. Una società sicuramente molto diversa dalla nostra società contemporanea, ridotta a essere schiava del materialismo più abietto, soprattutto dopo l'illuminismo e il positivismo ottocentesco. E qui ci sono dei dati sorprendenti che poi si riallacciano alla risonanza di Schumann. Prendiamo per esempio adesso la questione degli ioni negativi. Gli ioni negativi sono fondamentali per il nostro benessere e per la nostra salute. Nelle nostre case la concentrazione degli ioni negativi è piuttosto bassa. Vi faccio un esempio comprensibile. Circa 100 ioni negativi per centimetro cubo. Voi direte 100, sono tanti. No, sì. Allora, nelle piccole cittadine, non dico paesini di montagna, piccole cittadine, la concentrazione sale a circa 400 per centimetro cubo. Vicino ai fiumi, sulle montagne, in aree diciamo di campagna, siamo dai 1500 ai 3000 ioni negativi per centimetro cubo. Nelle foreste di montagna arriviamo veramente oltre i 3000. Ma gli ioni negativi sono stati misurati nel sito delle piramidi bosniache e in particolare nella rete di tunnel che sta dando delle scoperte sempre più sorprendenti.
Nella rete di tunnel al di sotto della piramide, in tutta l'area del sito delle piramidi bosniache, la concentrazione di ioni negativi, che vi ripeto è 100 per centimetro cubo nelle nostre case, lì va da 20.000 a 200.000. Fate un po' il rapporto, no? 100 contro una percentuale che può oscillare fra 20.000 e 200.000. Vale a dire, questo dato, che poi è stato riscontrato, misurato più volte da decine di ricerche indipendenti, perché la caratteristica del progetto delle piramidi di Bosnia è che ha richiesto l'intervento, richiesto e ottenuto l'intervento simultaneo di diversi laboratori di ricerca in varie parti del mondo, dall'Inghilterra fino alla Russia, fino a diversi paesi europei. E tutti hanno confermato indipendentemente sia i risultati del carbonio 14 per la datazione, sia i risultati di questa ionizzazione dell'area. Quindi di fatto questi tunnel hanno delle proprietà curative. Le persone che li hanno visitati, anche solo per poche ore, o che hanno partecipato all'esplorazione, hanno riscontrato una sorta di autoguarigione rispetto a patologie che magari avevano, artrosi cervicale, dolori ossei, patologie di varia natura. Ed è anche dimostrato, fra l'altro, da un po' come vi spiegava Renzo Borghini a Prato. Borghini sta facendo delle ricerche eccezionali sulle frequenze, su come le frequenze emesse da campane di silicio, vale a dire il quarzo, possono alterare le molecole dell'acqua. E ricordiamoci che il corpo umano è fatto di acqua. Ebbene, le frequenze di queste piramidi possono alterare e modificare la struttura delle molecole dell'acqua. Non solo grazie all'emissione da parte del sito di ioni negativi, questo sito può curare la salute umana, e questa è una cosa sorprendente, ma addirittura può arrivare a modificare la struttura delle molecole dell'acqua del nostro corpo in senso positivo. E questo è stato confermato, fra l'altro, da un ingegnere, il professor Konstantin Kolotkov dell'Università di San Pietroburgo, che ha fatto delle ricerche incredibili sulle frequenze emesse dal sito, su tutti questi dati. Quindi un sito che ha più di 30.000 anni. In questi tunnel, fra l'altro, è stata scoperta qualcosa di pazzesco. Dei manufatti ceramici, sono stati rinvenuti oltre 3.000 frammenti ceramici che sono stati datati a varie epoche, ed è emerso che i tunnel sono stati realizzati contemporaneamente con le piramidi oltre 30.000 anni fa, ma che poi ci sono state diverse fasi storiche successive molto curiose. In particolare c'è stata una fase risalente a diversi millenni dopo la realizzazione sia delle piramidi che della rete di tunnel, una fase comunque molto antica, in cui una civiltà, probabilmente non la stessa che ha realizzato queste strutture, ha di fatto reso inagibile il labirinto dei tunnel sotterranei. Molti di questi tunnel sotterranei, infatti, presentano dei riempimenti artificiali di ghiaia e di detriti che ne bloccano l'accesso. Alcuni sono stati addirittura riempiti di questi detriti intenzionalmente. I tunnel hanno spesso delle diramazioni laterali che conducono ad altri tunnel, perché la rete è veramente stessa. Ebbene, in molti tunnel le diramazioni laterali sono state chiuse, bloccate, sigillate da una civiltà antica con dei muri a secco, costruiti fra l'altro molto bene. Quindi la cosa sorprendente è che una civiltà antica ha realizzato queste strutture, probabilmente per usi energetici, oltre che religiosi o scientifici, o vai a sapere, non conosciamo le loro intenzioni, non sappiamo che cosa avessero in testa. Ma una civiltà successiva le ha disabilitate queste strutture, intenzionalmente, rendendo inaccessibili i tunnel,
un po' come è successo in Carinzia, perché gli archeologi che hanno studiato e che stanno scavando i tunnel che sono stati rinvenuti in Carinzia, in Austria, che anche questi si estendono per chilometri e chilometri, hanno riscontrato che molti di questi tunnel sono stati chiusi e sigillati in epoca antica. A chi non lo sappiamo. Quindi ci troviamo ad avere a che fare con un sito incredibile. Io prometto che torneremo sull'argomento, vorrei fare una puntata interamente dedicata alle piramidi di Bosnia. Farò di tutto per avere magari in trasmissione l'archeologo Semir Osmanagic, che ci terrei moltissimo a invitare, quindi se lui sta ascoltando questa trasmissione sappia che è benvenuto sul nostro canale, saremmo onorati di avere una sua partecipazione. Io parlo anche serbo-croato, quindi potrei benissimo fare da interprete, anche se lui parla molto bene l'inglese. Quindi per il momento vi saluto e vi do appuntamento a domenica prossima con Sentiero di Atlantide, e faccio un annuncio molto importante, fra l'altro, dopo parecchia attesa, e tanti di voi mi hanno chiesto quando uscirà la pubblicazione dei rotoli dei libri segreti di Atlantide, è uscita. E questa settimana è stato pubblicato il primo volume del libro dei rotoli, un'opera molto vasta che è attribuita, un'opera che è stata custodita e tramandata dalle scuole mitteriche leusine e che è attribuita ad un autore vissuto in un precedente ciclo temporale, un autore del tempo di Atlantide, se vogliamo. Attenzione, è un'opera che non prova niente perché è stata oggetto di molteplici trascrizioni successive. Le versioni più antiche che abbiamo nelle scuole leusine risalgono all'Ottocento. Ma il contenuto di quest'opera è straordinario perché ci fornisce un'incredibile mole di risposte su questa civiltà che ci ha preceduti, sulla sua struttura sociale, sulla sua caratteristica geografica, sulle popolazioni che l'abitavano, sulla loro natura, sulla loro religione, sulla loro lingua, sulle loro usanze. Quindi il primo volume del libro dei rotoli, curato dal mitologo e atlantideologo Guido Maria Stelvio Mariani di Costa Santi Severi, con un mio lungo saggio introduttivo, lungo perché ho oltre 100 pagine, perché ho dovuto chiaramente spiegare di che si tratta, è finalmente ordinabile sul sito dell'edizione Aurora Boreale. Con questa notizia vi saluto e vi do appuntamento a domenica prossima. Ciao a tutti. Rieccoci tornati. Tante le domande che abbiamo selezionato, ma io passerei subito a Marco Enrico per un commento e mi dici già tu quale di queste domande hai selezionato? Ma io ne ho selezionate parecchie, se proprio devo dirti, ne ho messe parecchie nella cassettina qui delle domande. Allora, guarda, possiamo fare un discorso che unisca un po' diverse risposte. Sì. Ma guarda, io ho passato prima su Telegram quello che abbiamo in comune, no? Due o tre immagini che, se Mesbeth riuscisse mai a farcele passare, poi Gianluca ha aggiunto delle cose, quindi torni leggermente indietro e le trovi. Ci sono degli esempi di piramidi e poi una mappa terrestre che fa vedere un po' dove sono dislocate, no? È quello che si diceva all'inizio, che diceva Nicola all'inizio, che le piramidi sono un po' in tutto il mondo, no? E questo è assolutamente vero. E ci sono piramidi un po' di tutti i tipi, nel senso che hanno tutte una parte in comune, no? Cioè quella della forma, ahimè il gioco di parole, una forma piramidale, no? Però ne esistono di vari tipi e sono tutte molto antiche, no? Queste piramidi. Adesso sulle datazioni io non mi voglio sbilanciare, però a parte questi casi di quella di cui si parlava questa sera, le più antiche costruite con blocchi di pietra scolpito sono quelle che sono in Cina.
dove all'interno ci sono sepolti degli imperatori, eccetera. Quindi hanno funzioni differenti delle tre famose che abbiamo in Egitto. Io spenderei due parole per come è uscita la versione moderna delle piramidi. Intendo moderna per intendere 5.000 anni fa, perché quelle antiche evidentemente appartengono a una civiltà precedente, no? Che ha dato questo indirizzo, questa modalità di costruzione, no? Che va dall'Indonesia arrivare al centro e Sud America, le troviamo dalle isole Canarie alla Sicilia, alla Sardegna, ne troviamo in Irlanda, ce ne sono un po' dappertutto, no? Inizialmente le prime in realtà erano dei cumuli di pietre che venivano posizionati, ma proprio sei ciottoli, no? Che venivano raccolti per formare queste forme piramidali. E ad esempio ce ne sono di antichissime sia dalle parti di Catania, se ricordo bene, comunque in Sicilia, che quella delle Canarie, che sono fatte in questa maniera. E si parrebbe, insomma, che l'origine sia dettata dal fatto che quando moriva un dignitario, un re locale, cose di questo genere, questo venisse sepolto e poi sopra tutti portavano qualche pietra e quindi si veniva a formare questo cumulo. Questo cumulo che veniva detto tumulo, e poi in realtà prese il nome di Kurgan, che è quello definito dalla Siberia all'Europa, no? che denota poi questa civiltà detta dei Kurgan. Però vi erano queste piramidi costruite evidentemente da civiltà precedenti. Qual era questa civiltà? Non lo sappiamo. Io azzarderei a dire una civiltà precedente a quella di Atlantide, che poi ha lasciato l'eredità ad Atlantide stessa, che poi è quella che ha portato la diffusione della cultura e della civiltà poi in Europa, un po' dappertutto. Quindi questa è un po' la panoramica generale, no? Poi andare a vedere le domande si potrebbe fare se vuoi, se no se vuoi commentare qualcosa tu. No, nel senso, concentriamoci pure sulla nostra chat, quindi vai con le domande che hai. Andiamo a vedere le domande. Dunque, vediamo un pochino. La prima è, allora alcuni, ad esempio Adamo parla, ci chiede, no, della piramide di Sant'Agata dei Goti, Sant'Agata dei Goti Benevento, è un'altra di queste, chiamiamole così, piramidi, quelle lavorate, nel senso che evidentemente una volta erano delle colline, venivano modellate a forma di piramide e venivano posti dei blocchi di pietra, che poi con il tempo è stato ricoperto di terra, che corrisponde anche molto probabilmente a quella che c'è, mi sembra, che sia provincia di Varese o comunque in Lombardia, e come quella che c'è qui in Bosnia. Cioè non è che abbiano portato della terra per fare la piramide, c'era una collina, l'hanno modellata a piramide e poi gli hanno posizionato sopra i blocchi. Simone invece dà un suggerimento, no? Chiedete a Malanga di usare il SAR sulle piramidi bosniache, così da fugare ogni dubbio e mettere a tacere il CICAP. No? Questa potrebbe essere un'idea che, se ce la ricordiamo, la prima occasione che hai Malanga ospite, potresti avanzarla. Marco invece dice, vista le peculiarità della piramide del sole, appunto quella bosniaca, che vi è, attenzione, sono state chiamate, ce ne sono tre, quella del sole, della luna e la terza mi sembra del drago, se ricordo bene, hanno preso il nome di quelle messicane, no? Quelle famose che sono chiamate del sole e della luna. Lui dice, del drago, e quella del sole non potrebbe essere la prima da cui vengono tutte le altre, non lo sappiamo,
perché se ne trovano sempre delle altre. Questa sera Nicola mi ha dato una notizia che io non mi ero perso, e quella di questa altra piramide trovata sugli Urali, nel nord degli Urali, adesso mi informerò, che pare di essere più vecchia di queste. Non lo sappiamo. Anche la Madame Blavatsky non ne parlava, di queste civiltà precedenti alla nostra, e magari sono vissute talmente a lungo che chissà quante piramidi hanno fatto, ecco. Quindi viene difficile. Tra l'altro, io e te abbiamo fatto una puntata sugli uomini, le donne e serpente, la cultura vinca, sì. E poi riprenderemo anche questi discorsi. Sì. Daniela invece domanda: è vero che ce ne sono anche in Umbria di piramidi, e dove in Italia? Guarda, in Umbria non te lo so dire, in Italia in generale l'abbiamo detto, ci sono quelli di Benevento, in Sicilia sono sicuri, in Sardegna quella di Varese, ma ce ne sono parecchie. Poi delle volte magari sono solo delle colline particolari, quindi sarebbero tutte da studiare, ma ci dovrebbe essere chi lo fa, e per farlo spenderà del tempo, e se non c'è un istituto archeologico piuttosto che un museo che sponsorizza, viene un po' difficile, ecco. Luisa, ma se scriviamo qui no, chiedeva le domande a Bizzi, no, gli avevo poi risposto direttamente, dice no, lui non c'è perché avevo un impegno questa sera, cercheremo di rispondere noi alle domande che vengono poste. Simonetta invece dice: Visoko è un posto incredibile con un'energia pazzesca, anch'io ci sono stata nel 2015 e altre volte, grazie che ne parlate. Effettivamente è una caratteristica, che io non ci sono mai stato, però chi c'è stato dice che si sente, no, questa energia. Mi permetto anche di dire che mentre c'è molto turismo nell'inflazionatissimo Egitto, e con tanta umiltà mi consentirete anche di dire che se vi piace il Museo Egizio, quel di Torino è più interessante di quello del Cairo, e che alle volte potrebbe in qualche modo stupire molto di più un viaggio, per esempio, per le piramidi in Bosnia rispetto anche all'Egitto stesso, ragion per cui ci è venuta per ora una pazza idea, che è solo un'idea, ma cominciamo a lanciarla lì, che potrebbe essere una gita, no? Un viaggio di istruzione, lo chiamavano ai tempi della scuola. Sì, la gita di terza media, sì. Ecco, quanti verrebbero, fatecelo sapere, che guarda, chissà che possa diventare già, c'è già un pulmino, non il pullman, ma un pulmino pronto ci sarebbe, ma non solo. Abbiamo una, adesso non, dal nome non ti so dire se è un ascoltatore o un'ascoltatrice, che dice che potrebbe fare da traduttore perché è originaria della Bosnia, e un altro, visto che ha salutato Bizzi in bosniaco, perché ha detto che lui lo conosceva il bosniaco. Quindi ecco, abbiamo già due guide possibilmente. Ecco. Non resta che mettere assieme gli altri 48 per riempire il pullman, no? Come dicevamo prima, tanto ci sono già gli autisti, li conoscono la strada per arrivare fino in Bosnia, quelli che vanno a Medjugorje, fa un giro leggermente diverso alla fine, ma il viaggio più o meno è quello, così se ne potrebbe approfittare per fare delle conferenze on the road, no? Col microfono della guida a turno. Bello, che di solito, perché ultimamente stiamo viaggiando in due macchine diverse, fra l'altro sabato a Parma, mi raccomando, fate sentire la vostra presenza, dopo ne parleremo, torneremo in una macchina sola, così ricominceranno anche le conferenze e i progetti durante il viaggio. Benissimo, benissimo. Poi abbiamo ancora Luisa che chiedeva, no, appunto, se poteva fare delle domande. Attualmente il sito è accessibile, visitabile, con quali modalità? Tutto in parte, allora, tutto in parte non te lo so dire, quali modalità men che meno, so che è visitabile, è possibile andare.
anzi leggevo prima nei commenti di qualcuno che è andato, poi sono stati fermati prima di entrare, hanno fatto un po' di coda, poi alla fine hanno avuto il permesso, sono entrati, insomma, è possibile andare. Ma noi ci organizzeremo, poi diamo il via a Mesbet, lui va lì, gliela racconta, se li intorta un pochino, gli fa fare la tessera dell'associazione ai guardiani, qualcosa succederà. Gonario domanda, Monte d'Accordi e Bosnia contatti? Sì, lui che manda i Pelargi, se quelle magari della Sardegna hanno dei contatti, non te lo so dire. I Pelargi, no, penso di no, nel senso che questi sono venuti molto dopo. Quando sono arrivati i Pelargi mi sa che erano già parecchio vecchi, questi hai sentito anche le datazioni che ha dato Nicola, ci fossero anche dei range sbagliati, cioè rimangono molto molto più antichi. Quindi ecco Luisa, vedi, ritorna alla carica e dice organizziamo una gita nei Balcani a visitare i siti misteriosi. E andiamo, siamo qua, mettiamoci d'accordo, quest'anno a luglio, agosto, qua, tempo di ferie magari, ma non dicevo che faceva caldo, vabbè, ne parleremo. Io vado avanti, Dunque, Francesco domanda, potrebbero essere state ricoperte come Gobekli Tepe all'epoca del diluvio? Secondo me sono state ricoperte proprio dal passare dei millenni, cioè il vento ha portato un po' per volta della polvere, poi la terra e cose. Il diluvio lì non ci arriva, perché né a Gobekli Tepe né lì, perché sono a un'altezza tale che anche se si sciogliessero tutti i ghiacci del mondo, gli oceani si alzerebbero dai 70 ai 100 metri, hai sentito lì la base è a 200 e passa, quindi non arriverebbe il diluvio. Però post glaciazione di Worms, l'ultima, quindi 12.000 anni fa, proprio la data che diceva Nicola, ci fu un improvviso o quasi scioglimento dei ghiacci, quindi probabilmente molte molte piogge, magari c'erano stati grossi sconvolgimenti e quindi la pioggia avrebbe potuto portare della polvere dalla terra e quindi aumentare la cosa. MNV, che è un fedelissimo, MNV magari non scrive sempre ma è sempre presente. Domanda, possono essere stati i Tartari o gli Atlantidei? Guarda, ho risposto prima. I Tartari in realtà io li collego alla civiltà di Lemuria. Loro non furono grandi costruttori, assolutamente. Loro vivevano piuttosto, ce lo racconta anche Ghenon, ce lo racconta Ushuaïa, preferivano costruire le città sottoterra, quindi direi di no. E gli Atlantidei, come abbiamo detto prima, sono una civiltà successiva, e gli Atlantidei se le sono già trovate queste piramidi qua, è una civiltà precedente. Stefano, è possibile che le strutture sotterranee citate da Paolo Rumor non facciano riferimento alla piana di Giza, ma ad altre piramidi come quelle in Bosnia? Non so darti una risposta. Tu hai idea, Gianluca, tu che hai sentito? Guarda, secondo me su Gobekli Tepe bisognerebbe fare una puntata apposita, perché insomma lì fra l'altro è anche un nervo scoperto per Zaki Awas e tutta quella gente lì che prima ha detto sì, che non esistevano, e poi adesso sullo specifico sarebbe interessante approfondire. Io volentieri farei una bella gitarella in Bosnia e cerchiamo di capire anche gli elementi comuni. Sì, sarebbe decisamente interessante. Daniela dice, gli Atlantidei che si sono spostati in tutta la Terra forse dopo il diluvio o prima magari? E direi, allora, se noi identifichiamo il diluvio come la fine dell'ultima glaciazione, quindi 12.500 anni fa, naturalmente dopo sono andati in tutta la Terra, perché la civiltà di Atlantide è venuta dopo. E sì, loro andarono sì in Centro America, venivano di qua, ecco.
c'è un po' il problema della, ad esempio, dell'Indonesia, della, dell'Indocina, che lì ci sono molte, molte piramidi anche in Cina, che potrebbero essere più vecchie, quindi possono essere di una civiltà precedente. Cioè, il rischio che gli atlantidei se le siano già trovate fatte è decisamente forte. Poi magari loro le hanno copiate, ne hanno fatte delle più piccole, eccetera. Dunque, Carlo chiede delle piramidi di Montevecchia. Montevecchia, dal nome, mi sembra che siano quelle di Varese. No, non ti so dire, cioè so che se ne parla, ma non ti so dire. Tu sai qualcosa, Gianluca? Allora, abbiamo accennato per ora solo la questione. Bisognerebbe approfondire anche lì, quindi io non mi lancerei oltre, però no. Approfondiremo. Okay. Approfondiremo. Antonella dice: è vero che sono stati trovati tanti reperti archeologici tipo monete, eccetera. Guarda, l'ha poi detto evidentemente Nicola dopo la tua domanda, ha detto che sono stati trovati molti reperti archeologici, parlava di 2 o 3 mila, non so capito bene, ma parlava più che altro di vasellame, cocci di vasellame e altro, non monete. Poi magari ne hanno anche trovate, non ti so dire. Francesco domanda: le piramidi sarebbero amplificatori di frequenze energetiche? Ci sono stati esperimenti su questa ipotesi? Sì, riferito a quella bosniaca, io ho visto un documentario vecchio di parecchi anni fa che fu compiuto proprio sulla cima di questa piramide. Venne portata della strumentazione e fu la volta che venne scoperto questo fascio energetico che esce dalla punta e va dritto verso il cielo. Adesso che tipo di energia sia, non te lo so dire, però mi ricordo che fu comprovato da delle strumentazioni, cioè tu lo mettevi proprio nella cima, c'era questa misurazione, ti spostavi di qualche decina di metri, dall'altra parte praticamente non c'era più. Quindi è come se ci fosse, non so dirti, un qualche cosa sotto che crea questa fonte di energia, però è molto localizzata, cioè proprio esce dalla punta, almeno questo raccontava il documentario. Poi magari esce anche da altre parti, non ti so dire, però lì con gli esperimenti che erano durati una settimana, 10 giorni, mi ricordo il documentario, ma l'ho visto anni fa, se lo cercate penso che ci sia ancora, perché era su YouTube, non era su da un'altra parte. Giova domanda: sui titani è possibile che siano esistiti dalle dimensioni gigantesche? Che fine avrebbero fatto? Potrebbero essere diventati fossili straordinari come ogni tanto si trovano? Allora, che fossero esistiti, a parte quelli che sono stati trovati, le ossa che sono state trovate, tutte le civiltà del mondo, dal Giappone alla Cina, all'India, le culture europee parlano tutti di titani barra giganti, piuttosto, quindi darei un po' per scontato, no, che siano vissuti. Poi se sono estinti per chissà quale motivo, forse i cattivissimi chissà non li troviamo più dove viviamo noi, chissà se sono esatto, forse non sono estinti, diciamo che non sono più qui, mettiamola così. E Elena domanda: dopo il diluvio c'è stata la modificazione dei poli, quindi se sono orientate a nord come dovrebbero essere antidiluviane? Non ti so dire come siano orientate, tieni presente che il polo sud più o meno è sempre fisso, il polo nord cambia continuamente, ha un ciclo di 22.600 anni, se ricordo bene. Quindi in realtà l'orientamento, anche quando parlano delle piramidi di Giza, sono esattamente orientate il momento che le hanno edificate, no? Perché poi cambia, non è che si sposta di metri,
dal punto di vista egiziano o bosniaco, però comunque c'è una variazione, perché il polo nord si sposta parecchio. Aine, un altro fedelissimo, il nostro amico, non ha scritto domanda, ha fatto affermazioni, ma noi la leggiamo lo stesso. Gianlu, dovrei ammonire in diretta Nicola per la brutta maglietta indossata in trasmissione. Ma guarda, sì, era kitsch, però lo usa come pigiama, a sua discopa. Sì, lo usa a dare il bianco, lo usa a dare il bianco. Che almeno... No, guarda, è andata così, non è riuscito a fare in tempo a cambiarsi. No, no, l'hanno notato in molti, l'hanno notato in molti. Dunque, vabbè, ma dai, un regalo, non poteva esimersi, non poteva esimersi. Allora, Isabella, il viaggio insieme diventerà una notte da pavoni, battuta della Isabella, direi che... Una notte da pavoni ci piace. Fra l'altro, questa mattina, quando si ipotizzava anche il viaggio con Nicola, cioè, avevamo già fatto due gruppi, perché c'è chi si è offerto per il pullman e chi invece va in aereo, quindi anche diversi, si dà un po' l'appuntamento, no? Si parte diversi e poi si fa un percorso insieme, rimanete sintonizzati, perché ci piacerebbe che di qui partissero anche delle puntate internazionali e degli ospiti internazionali, perché secondo me quel che verrà fuori è eclatante, e poi dobbiamo in qualche modo, anche qui, come quando facciamo i tour nelle varie città, l'abbiamo fatto sia per la Milano esoterica che per la Torino magico alchemica, poi lo rifaremo, ma anche fare gruppi diversi che poi si riuniscono tatticamente ogni tanto, da meno nell'occhio, anche perché potrebbe essere alta la partecipazione di chi vorrebbe fare questa esperienza insieme a noi. Sì, io invece mi propongo per andare in pullman. Tu sei team pullman. Vediamo. No, vediamo com'è la cosa. No, poi almeno si chiacchiera, si parla. Adesso, insomma, perché sull'aereo non parli? No, puoi parlare, ma è molto più breve il viaggio. Forse non faccio in tempo a finire il discorso. Solo quello. Poi arrivi, no? Scendi e non hai fatto in tempo. Poi sull'aereo è difficile che l'hostess ti dia il microfono per poter parlare con tutti. Invece su pullman te lo prendi. Tu ci riusciresti. Tu riusciresti a prendere il microfono dal capitano e fare uno di quei voli dove facciamo anche esperimenti in volo sfruttando l'altitudine. Scendi, ti restituiscono la tratta di ritorno, beh, non ti vogliono più sopra l'aereo. Dunque, guarda, qui esce fuori Tiziana che, guarda te in caso, dice che io ho un tour operator. Quindi, Tiziana, tieni in contatto. Mesbe ci fa vedere che ha trovato il pullman in anticipo, ma secondo me è più... non è ipotrainato, ma c'ha i binari. Non so se ci mettono i binari fino in Bosnia, ma potrebbe essere un'idea. Non fatevi trarre in inganno, non era Batman quello che abbiamo visto. era un gatto. Qua c'è già il club dei posti dietro per i pullman, come a scuola. So già cosa succede nei sedili dietro all'ultimo gruppo. Da scrivere e parto nei cori. Benissimo, senti, io sono arrivato in fondo. Sì. C'è ancora Daniele che dà un consiglio, dice: vi consiglio di leggere il libro Costruirono i primi templi su Gobekli Tepe, molto ben scritto, e che ti dà l'aggancio per parlare dei libri. Molto bene. Allora, lo lascio fare anche a te, ma un lavoro di gruppo insieme al buon Mesbet. Allora, io leggo solo i titoli e tu ce li racconti, e Mesbet mette anche la locandina, anche perché tu sei informatissimo di posizioni in classifica più di me. E allora, a inaugurare questa nostra avventura sotto l'Antartide.
e Enigmi di una terra proibita, insieme a Visani, Nicola, Mesbet, tutti quanti voi, copertina rigida o flessibile. Proseguiamo il nostro viaggio con Terra Cava, il re del mondo. Aspetta, torna indietro. Eccolo qua. Ho dimenticato naturalmente l'ebook che fra l'altro vende anche molto bene, e poi c'è è stato caricato tutto l'audiolibro, è stato dato il via, risulta, ha detto Cristina, che dovrebbe, è già presente su qualche piattaforma a giorni, un po' dappertutto. Bene. Ma attenzione, per i fortunati che parteciperanno alle conferenze, oppure coloro che, pur volendo questo souvenir imperdibile, scrivessero poi alla, adesso Mesbet ci dà la mail, scrivessero, ci sarà la possibilità di avere l'audiolibro sulla chiavetta, quello sicuramente. Stiamo valutando per, sul CD, per il fatto che è talmente lungo che purtroppo in un CD solo non ci sta. Stiamo cercando. Vediamo. Al limite sono due, ecco, voglio dire. Vediamo come fare. Non posso lasciarti un viaggio da solo con Cristina, che mi partono nuove idee. Bravi. Ecco. Terra Cava, raccontaci tu. Allora, Terra Cava, naturalmente anche in questo caso copertina rigida, copertina flessibile, ebook, sta arrivando un po' dappertutto, in certi posti c'è già da diversi giorni, direi addirittura su Amazon dal primo del mese, sono 17 giorni che è su Amazon, e sono 17 giorni, e lo dico con certo piacere, è primo in classifica su tutte e tre le categorie in cui è messo, e non ha ceduto una volta, e ha un certo distacco con il secondo in classifica, che alternativamente, ma sovente, diciamo un giorno sì un giorno no, il secondo in classifica è il Terra Cava con la copertina rigida. Molto bene. Pensa te come la... Doppio podio. No, ma ce ne siamo accorti, anche perché ho dovuto fare un ordine in più, ma questo anche per poi ordinarli tutti insieme è anche una cifra. Allora, diciamo, ma chissà, proviamo. E poi in realtà abbiamo dovuto rifare un ordine notturno per averli per Parma, perché se li abbiamo praticamente finiti tutti. Quindi sabato alle 11:30 è stato fatto l'ordine, c'era il signor YouTube che dormiva, gli è arrivato l'ordine è stato fatto in auto fra Bologna e Parma, ecco. Anche queste in questo caso nostre gite, sì, con le avventure notturne. C'è anche l'ebook, Federico sta finendo anche in questo caso l'audiolibro, che penso qualche giorno sarà pronto anche lui, e anche in questo caso chiavetta personalizzata e penso due CD o tre, insomma vediamo quello, dobbiamo fare il calcolo esatto, prezzi popolari per tutti. Ho inviato, se venite alle conferenze saranno disponibili, non a Parma, non ce la facciamo fisicamente, ma dal successivo potrebbero già esserci, ecco. Molto bene, fra l'altro non abbiamo ancora la locandina specifica per Parma, perché stiamo definendo gli ultimissimi ospiti. In caso, vi dico che ovviamente 16 marzo c'è già stato, 23 marzo conferenza con Mariotti, Tom Bosco, Azzeni, insieme a Visani, insieme anche al buon Giorgioni, a Federica Francesconi, sono un sacco di amici, ci verranno a trovare, i numeri, le mail sono quelle, mi raccomando prenotate prima che potete, così ci aiutate per la logistica. 6 aprile Vittorio Veneto, 13 aprile escursione alla Sacra di San Michele, 20 aprile Loreto nelle Marche, 11 e 12 maggio a Torino, e abbiamo confermato anche 15 giugno a Roma, e questo sì, poi lo aggiorneremo. Io voglio ringraziare tutti coloro che sono passati sabato, sono sicuro che anche Parma e paraggi dintorni risponderà bene, quindi ci aspettiamo tanto, fra soli 6 giorni torneremo insieme. E io direi, visto che tu fra poco ti giri, non ti allontanare troppo la scrivania, che parte
la rubrica mattutina, la sveglia alle 8. Manca più poco, se possiamo. Ecco. E fra l'altro domani e lunedì magari anticiperemo subito dopo pranzo l'editoriale, perché ci avviciniamo alla primavera, al cambio di orario, in modo da poter impiegare meglio la luce delle giornate, sfruttare meglio i pomeriggi anche sugli altri progetti che abbiamo. E alla sera, visto che siamo in tanti, siamo più di 2300 persone solo contemporaneamente sulle piattaforme, Gli Etruschi nel mondo, insieme a Luca Zampi, che era con noi sabato, e anche di questo mi raccomando vi vorrò parlare, raccontare. È una puntata che farà discutere tantissimo, dal Perù al Giappone, ci dice Luca Zampi. Vedremo. Sì, guarda, io vi posso dare un'anticipazione delle notizie di domani mattina, perché tanto poi la verreste a sapere lo stesso, quindi le cominciamo a dire. Clamoroso in Russia, è stato eletto Putin. Chi l'avrebbe mai detto? A chi l'avrebbe mai detto? Impennata di Malox per i giornalisti, che ho già visto dei titoli che sono veramente, un po' di acidità di stomaco per i giornalisti mainstream. Ulcere che sanguinano. Ecco. Comunque, insomma, le ultime notizie davano l'88% dei voti, che è la più alta mai ottenuta da nessun presidente russo, e direi, insomma, è un'altissima percentuale di votanti, proprio per dimostrargli la fiducia. Ecco, c'erano le nonnine che andavano a votare proprio per ringraziarlo per ciò che sta facendo. Beh, quindi l'ulcera che oramai è perforata. Detto questo, grazie Marco Enrico, grazie Mesbet, grazie a tutti quanti voi fedelissimi veterani abbonati, nuovi ascoltatori, nuove ascoltatrici. Se vi va, continuate a iscrivervi anche su questo canale, aiutateci a farci conoscere ancora di più, a portare altri iscritti in tutti i nostri progetti. Grazie, a domani mattina alle 8, ciao. Esercitiamo il nostro diritto dovere di essere la storia. Facciamolo anche noi, facciamolo in prima persona. Possiamo veramente cambiare.